dei gravissimi danni del maltempo che in poche ore ha devastato nel weekend il nord-ovest. Le allerte meteo c'erano, ma l'intensità dei fenomeni è stata spaventosa. Tutto questo rientra nel quadro di quanto sta capitando nell'area del Mediterraneo, che i tecnici definiscono hotspot, punto sensibile caldo del cambiamento climatico. Elena Cestino. 900 mm di pioggia, la media annuale del Piemonte, in meno di 24 ore ne sono caduti oltre 600 mm sul nord della regione, più di 500 sulle Alpi Marittime tra Liguria e Francia. Il cambiamento climatico rende le alluvioni più frequenti e più intense. I flussi di scirocco all'origine di questi eventi risentono del cambiamento climatico e portano aria più calda e così lo zero termico è più elevato. Siccome la neve, una volta caduta al suolo, rimane lì e non contribuisce a ingrossare i torrenti, chiaramente arriva meno acqua ai fiumi. Se lo zero termico è molto alto, come nell'episodio del 2 ottobre scorso, sulle Alpi Marittime era 3.600 metri, praticamente tutto il bacino riceve acqua che va immediatamente a ingrossare i fiumi, eventualmente fondendo anche la neve depositata in episodi precedenti. La temperatura globale è aumentata di circa 1 grado rispetto al secolo scorso, ma il nostro paese ha registrato un aumento doppio. Con 2 gradi centigradi in più, l'atmosfera può contenere circa il 14% in più di vapore acqueo, da cui hanno poi origine nubi e precipitazioni. La condensazione di un maggior quantitativo di vapore acqueo porta anche maggiore energia che i sistemi perturbati possono usare per intensificarsi. Tutto il bacino del Mediterraneo è considerato un hotspot climatico, un punto del pianeta, cioè più caldo e più sensibile agli effetti del riscaldamento globale. Perché? Diversi gli studi per capirlo, il sistema climatico è complesso. Una delle possibili spiegazioni sta nell'effetto di amplificazione dato dall'arco alpino e dai suoi ghiacciai, come succede anche al circolo polare artico. Il ghiaccio riflette molto la radiazione solare. Se fonde, entra più energia nel sistema climatico e la temperatura aumenta. Per questo altro ghiaccio fonde fino a che si raggiunge un nuovo equilibrio. Il Mediterraneo ha poi un bilancio idrologico negativo. L'acqua che arriva da tutti i fiumi non compensa l'evaporazione e quindi le sue acque contengono una maggiore salinità. Tutti questi fattori sono poi coinvolti in reazioni che contribuiscono a renderlo un hotspot climatico. Ha funzionato il MOSE, sistema di paratie mobili che in 1 ora e mezza sono alzate per proteggere Venezia dall'acqua alta.